Ragazzi, ho aperto OneFootball e per poco non mi mollo il cuore perché leggo che Chiellini e Bonucci sono ufficialmente candidati come probabili vincitori, possibili, non probabili, ho detto un'eresia io, vincitori del Pallone d'Oro che verrà assegnato quest'anno a dicembre, come sempre, alla fine della stagione. Ora, sappiamo tutti che in realtà non saranno appunto loro a vincerlo, rimangiamoci quei probabili, quei i possibili, i potenziali, sono nella lista. Poi sappiamo per certo che non saranno loro i vincitori, ok? Mettiamoci il cuore in pace. OneFootball invece lo potete scaricare dal link che trovate qui sotto in descrizione, come sempre, non fatevi mancare OneFootball sul vostro cellulare. E sono contento. Sono contento perché vado a vedere che ci sono anche tanti giocatori rappresentanti della nazionale italiana che ha vinto l'Europeo. C'è Donnarumma, c'è Barella. C'è Jorginho, che dovremmo spendere qualche parolina in più tra poco, non c'è Federico Chiesa. Su Instagram e su Twitter ho pubblicato un post in cui dico che onore a Giorgio e a Leonardo, onore a Donnarumma e a Barella, onore a Jorginho, non c'è Chiesa e il mio pallone d'oro bianco-nero andrebbe assegnato proprio a lui, perché in questo momento credo che davvero sia il giocatore in più della Juve, il giocatore più determinante della Juventus, il giocatore anche se vogliamo migliore all'interno della rosa per il momento di forma e per quello che sta dando alla squadra da un anno a questa parte. Non sono qui a dire sono indignato perché non c'è Chiesa. Dico che sono profondamente dispiaciuto perché sono stati inseriti dei giocatori che hanno militato all'interno del campionato italiano, che hanno militato all'interno della Juventus, hanno militato all'interno dell'Italia, campione d'Europa, e Chiesa non c'è. Chiesa non c'è dopo veramente una stagione fantastica tra Juventus e Nazionale italiana, conclusa poi con la vittoria dell'Europeo. E Chiesa non c'è quando all'estero stanno già iniziando dei paragoni pesanti, forse al momento fin troppo pesanti, ingombranti, così ci togliamo il dente definitivamente, con altri Golden Boy come Haaland, come Mbappé o come gente di cui sentiremo parlare da qui a tanto, perché le premesse sono ottime, quindi non sono qua a dire oddio mio come hanno osato non metterci Federico Chiesa. Dico solo che non sarebbe stata un'eresia. Ecco, questo va sottolineato. Mi auguro di vederlo l'anno prossimo, e vederlo l'anno prossimo significa che la Juventus è andata bene, perché non si andrà più a ragionare sull'ambito delle nazionali, ok? Quindi provo a giocarmi il jolly e a dire una roba di questo tipo qua. Cosa succederà a questo pallone d'oro? Questo sarà un video abbastanza breve, ve lo dico subito, era giusto spendere due parole perché oggi ci siamo visti con un video molto lungo, quindi eventualmente vi rimando a quello per qualche chiacchiera un pelo più approfondita. Oggi invece voglio dirvi che secondo me lo vincerà Messi, ok? Ma questo ve l'ho già detto qualche tempo fa. In realtà buona parte del video è un riciclaggio di idee precedenti, non arrestatemi, non denunciatemi per questa cosa, più raggiunta appunto dell'orgoglio di avere Bonucci e Chiellini candidati al pallone d'oro, dell'orgoglio juventino, poi dell'orgoglio nazionale legato a Donnarumma, a Barella e a Jorginho. E la consapevolezza in realtà che alla fine lo vincerà Messi, vuoi perché anche il discorso legato alla Coppa America, ma anche solo legato ai soldi, alle scommesse. Mi viene da dire, l'altro giorno ho guardato, il Barcellona è quotato di più del Milan, dell'Inter, forse dell'Atalanta stessa per la vittoria finale della Champions League. Questo dovrebbe farvi capire quanto ha influito l'addio di Messi. Io al Pallone d'Oro non ci sono più legato da un po', da quando hanno dato quel pallone d'oro a Modric, che era palesemente un pallone d'oro di Cristiano Ronaldo, che avrebbe potuto festeggiare con la maglia della Juve, anche se in realtà adesso pensandoci, post passaggio di Ronaldo allo United, forse Modric quel pallone d'oro se lo meritava, forse se ne meritava anche un paio prima, non lo so, bisognerebbe ricontrollare tutto. Adesso, parte gli scherzi, ovviamente una battuta. L'anno scorso non è stato assegnato, era palesemente di Robert Lewandowski, quindi io credo che quest'anno alla fine lo daranno a Messi. Dovesse essere Lewandowski, ne sarei molto contento e soddisfatto perché sicuramente lo meriterebbe. Noi siamo ormai abituati che sono i mostri sacri, no? A vincere il pallone d'oro: Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi. Poi c'è stato appunto Modric, poi la pausa. Lewandowski è il classico giocatore davvero molto forte, incastrato nel periodo, nell'egemonia, nel dominio. Ronaldo, Messi se lo meriterebbe. Io, ovviamente, tifo Jorginho. Non devo stare qua a ripeterlo ancora una volta. Io tifo Jorginho. Tifo Jorginho perché sono dell'idea che un giocatore del genere, un outsider completo, poi al di là del fatto che è italiano mi farebbe molto piacere,
però un centrocampista in grado di vincere Champions League ed europeo da titolare e da perno centrale di magari Juventus, di Chelsea e Italia, credo che non possa passare inosservata una cosa del genere agli occhi di chi dovrà poi decidere. Ma ve lo ribadisco, sono abbastanza convinto che verrà premiato Messi, un po' come premio politico e un po' anche perché comunque fatto l'ultimo anno a Barcellona, ha chiuso un'era a Barcellona, l'ha aperta al PSG, ha vinto con l'Argentina finalmente, per loro dico, perché probabilmente quel mondiale perso in finale un po' ha tormentato Messi, lo sappiamo quanto ci teneva a quella cosa, quel parallelismo con Maradona con cui l'Argentina aveva vinto e invece con Messi no. Poi adesso finalmente, per loro sempre, l'Argentina ha vinto pure con Messi, quindi potrà tirare un sospiro di sollievo, cercare di ricaricare le batterie per il suo nuovo anno a Parigi, a cui ovviamente non auguro nessun tipo di fortuna, perché sapete bene che sono in guerra, in lotta con il PSG, il suo modo di gestire il calciomercato, di gestire gli acquisti in questo momento un po' particolare del calcio. Loro possono farlo, quindi il loro diritto, come mio diritto, cercare di gufarli in qualsiasi modo possibile, e quindi mi auguro di vedere alla fine Jorginho pallone d'oro a dicembre, o Lewandowski, che sarebbe un buon compromesso. Alla fine sappiamo tutti invece che quel pallone d'oro lo alzerà Messi, e ci saranno tante polemiche, un po' come quelle del 2010, dove l'Inter, campione d'Europa col triplete, non vede né Milito, nessuno dei suoi grandi campioni, né Schneider né Toe, e invece il podio è conteso da Messi, Xavi e Iniesta. Ancora una volta, per farci capire quanto questo premio ormai sia forse più una facciata che altro, un conto è se mi dici che va premiato il giocatore che ha vinto di più e con merito, in cui veramente è stato insostituibile nella squadra o nelle squadre appunto che hanno vinto più competizioni, perché nazionale club. Un conto è se mi dici il giocatore più forte, più seguito, più amato, quello che è, allora poi lo puoi dare a chi vuoi, ma bene o male saranno sempre quelli. Se invece ti basi sui meriti sportivi, sui trofei che sono stati alzati, non darlo a Jorginho secondo me sarebbe semplicemente scandaloso. Chicco, Chiesa, parlo con te e ti voglio vedere all'interno di quella lista dei 30. Voglio che per almeno un paio di stagioni tu possa essere un nome fisso, di quelli che non devono neanche pensarci, perché adesso sì, ve lo ripeto, non sono indignato di non vedere Chiesa, ci sta come non ci sta. Ok, la prendo con filosofia, la prendo rimanendo con i piedi per terra. Il primo anno di Juve, ovviamente l'Europeo è una roba insostituibile, impossibile forse da replicare nel breve periodo, un altro trofeo così importante per la nazionale italiana, non mi interessa. Chiesa, Fede, Chicco, come ti devo chiamare, tu c'hai la testa da fenomeno, al di là delle capacità tecniche, atletiche, quelle sono cose fantastiche, ma la testa, io continuo a pungerti su questa cosa. Hai un modo di pensare e di ragionare da fenomeno, diverso, che non c'è nel calcio in questo momento. Tu questa sconfitta, perché questa è una sconfitta che Federico Chiesa, che ha giocato con Ronaldo, esordio con la Juventus, vincitore dell'Europeo, non sia nella lista dei 30, è una sconfitta per te. È una sconfitta che devi prendere, immagazzinare come energia negativa e trasformare in energia positiva per arrivare a dicembre dell'anno prossimo a dire non solo sono nei 30, ma sono nei 15, sono nei 10, sono negli 8, sono nei 4, sono sul podio. Ovvio che adesso stiamo andando molto in là con l'immaginazione, ma l'anno prossimo non voglio che tu venga escluso dai 30. Non voglio nemmeno trovarmi qui a dire ci poteva stare, come no. L'anno prossimo Federico Chiesa nei 30 ci deve essere. Ci deve essere. E per far sì che l'anno prossimo Federico Chiesa sarà nei 30 è tutto nelle tue mani. Ma è la potenzialità sia tecnica, che atletica, che mentale, per far avvenire questa mia previsione. Credo in te. Forza Federico Chiesa, il mio pallone d'oro bianco-nero.